Basta, non ne voglio più sapere. Dopo questo, basta. Oh, questo qui è l'ultimo, eh. Questo è davvero l'ultimo, non ne voglio sapere più. Chiunque abbia un cane o ha avuto un cane, almeno una volta nella vita ha fatto questo tipo di ragionamento, ha pronunciato questa frase. Basta, quando non ci sarà più lui non voglio mai più avere cani, basta, non ne voglio più sapere nulla. E in effetti l'ho fatta anch'io, è tempo che la faccio, eh. Basta, 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 ma questo c'è ancora, intanto. Però purtroppo, l'ho fatto. Questo intendo Bruce, che è un cagnone di 11 anni e 45 kg, un incrocio tra un bulldog inglese e un boxer, e dei due cani ha preso il peggio di ogni razza, proprio, cioè, testone come un bulldog, ma giocherellone e eufonico come un boxer. Il problema grosso di cane Bruce è che è un cane bipolare, un coccolone un momento e un dispensatore di punti di sutura un momento dopo. Pensare che tanti anni fa è stato anche castrato. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, ho paura che mi morda. Quindi questo qua c'è ancora, ma c'è anche un altro. Io questo video l'ho fatto proprio per mettervi in guardia e per avvisarvi che temo che nei prossimi video avremo qualche elemento di disturbo in più. Ebbene sì, abbiamo un nuovo amico in officina, tra l'altro fa un freddo becco, sono ancora senza riscaldamento perché quando ho traslocato ho detto è luglio, dopo ci pensiamo, quando arriva l'autunno, poi è arrivato l'autunno e sì, adesso lo facciamo, dopo ci pensiamo e morale che siamo a dicembre, fa un freddo becco e stamattina c'erano 6 gradi in officina con fuori la neve, sto brinando davvero nel peggiore dei modi e visto che non serve neanche a migliorare e a mantenersi bene negli anni perché altrimenti sarei ancora un giovincello, ma così non è, quindi la tattica è sbagliata. Adesso dovrebbero finalmente lasciarmi il gas, anche perché sono qui a lavorare con tipo boh, 3 pile, qualcosa del genere. Sono coperto come un musso, anche il cappellino di lana adesso l'ho tolto perché mi sembrava anche brutto. E quindi, cos'è successo? È successo che un giorno un amico mi chiama, anzi meglio mi scrive, e mi dice: guarda, c'è sto cane che andrebbe salvato perché dove adesso non è tenuto benissimo, insomma, mi sono arrivate queste 2 foto. Ora io non voglio entrare nel merito e non voglio colpevolizzare nessuno perché ci sono mille motivi per cui un cane possa essere messo in determinate condizioni, può essere un motivo culturale, può essere non lo so, non ne voglio neanche entrare in merito, non voglio saperlo. Fatto sta che questo cane ha 2 anni e di questi 2 anni ne ha passati praticamente due, o quasi, sempre legato, sempre alla catena, e quando non era legato era un sorello piccolino. Tra l'altro, magari non so se vi faccio vedere le foto della collocazione che aveva, perché non lo so, magari poi le metterò a sovraimpressione, ma penso di no. Quando ho visto quelle foto ho detto ok, qua bisogna fare qualcosa. E da lì cosa ho fatto? Niente, praticamente sabato, oggi è sabato, ma sabato scorso siamo andati a vederlo. E lunedì mattina praticamente era già qua, proprio tran, l'ultimo, eh? Beh, sì, via lui. E il problema è che io qua non avevo praticamente nulla per accogliere un cane e quindi sabato e domenica scorse, ho dovuto fare anche un video domenica mattina, quindi sabato e domenica pomeriggio, meno male che la mia monosè è un bulldozer, una macchina da combattimento. Ci siamo messi lì, abbiamo costruito una cuccia, abbiamo costruito il cancelletto per delimitare la sua area di pertinenza e alla fine lunedì mattina, girato dal veterinario, trasferimento di proprietà, tra virgolette, bruttissimo anche termine, e lunedì, e da lunedì, la bestia feroce, ferocissima, è con me in officina. Quindi da che ero sempre da solo come un cane, adesso sarò da solo con un cane. Il canazzo in questione è qua alle mie spalle, tra l'altro ho notato che ne ha approfittato della mia distrazione,
per salire sul mio divano, quello che io non uso, e a conti fatti adesso l'ha usato più lui che me in pratica, e detiene già il record di permanenza sul divano e credo stia dormendo. Andiamo a disturbarlo, nel frattempo vi racconto un po' di lui. Lui si chiama Max, ha 2 anni, come ho già detto prima, ed è, sul libretto sanitario dice che è un American Staffordshire Terrier, ma in realtà il muso, la forma ricorda il Pitbull, quindi non ne ho idea. È probabile che sia una mescolanza di queste due razze, che peraltro sono molto simili. Comunque è arrivato qui lunedì mattina e si è ambientato subito, ha cominciato a apprezzare i momenti di gioco, di relax e di corse. Ha avuto anche modo di vedere per la prima volta la neve, perché non l'aveva mai vista, e a dirla tutta non era praticamente mai uscito, quindi lui sta scoprendo oggi il mondo praticamente come un cucciolo di 4 mesi, che è la scoperta frenetica dell'ambiente intorno, del mondo. Si sta comportando bene, devo dire che è davvero bravo ed è affettuosissimo, è veramente un cagnetto mica male, peperoncino. Vediamo un po'. Ne ha approfittato, io l'ho distratto per fare il video e lo stronzetto ne ha approfittato. Buongiorno, buongiorno, musetto, un dormiglione. Almeno c'è qualcuno che si gode il divano, dai, guardalo là. Almeno c'è qualcuno che si gode il divano. Ehi, un bel sospirone. Bene, questo video era solo una scusa per presentarvi il buon Max, che nel frattempo è lì che continua a dormire sul mio divano. Adesso magari lo porto a fare un giro, così si alza le chiappette dal divano e andiamo a farci una bella passeggiata, anche se piovigina, però sono convinto che appena gli dico di uscire, sento il rumore del guinzaglio, parte come una lipa. Tra l'altro è anche bravo andare a guinzaglio, sta imparando. Bella la neve, simpatica, carina, fa tanto Natale, però qui dentro è diventato un igloo. Quindi, visto che ho già 3 pile e mettere il quarto dopo non mi muovo più, preferirei a dire il vero che mi allacciassero il gas alla svelta. Ho fatto richiesta ieri, ci vorrà qualche giorno perlomeno. Diamo una scaldata a questo posto, perché fa veramente troppo troppo freddo. Detto questo, se è la prima volta che sei capitato nel mio canale, ti invito a dare un'occhiata a tutti i video tecnici che ho caricato e che sto caricando. Ci sono diverse playlist, c'è la playlist tutorial e la playlist Tech Corner, a cui puoi dare un'occhiata. Poi questa playlist My Life, dove ci sono un po' le cose extra della mia vita, e la playlist Racing, che purtroppo è ancora pressoché vuota, ma l'idea era quella di riempirla nella stagione appena conclusa. Purtroppo c'è stato questo piccolissimo problema pandemico per il quale non è stato possibile, ma conto la prossima stagione di riuscire a caricare video, perché quella sarà una playlist davvero molto interessante, come è interessante anche quella del creare una moto da corsa. Andate a dare un'occhiata. Date un'occhiata al canale, se vi piace, se reputate che i contenuti siano per voi interessanti, allora perché non iscrivervi e magari attivare la campanella per essere avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Anche per questo video è tutto, noi ci si vede alla prossima. Ciao e grazie.